Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. In questo video si parlerà di Sheffield, ma vi ringrazio perché comunque abbiamo accelerato e adesso si guarda ai 1660 iscritti. Siamo a 1653. Il video di ieri non è andato benissimo, forse perché era una notizia un po' così, però era per non lasciarvi senza video. Torniamo a noi, Sheffield United. I due giocatori che erano in Coppa d'Africa sono usciti dai loro gironi, quindi sia La Russie che Ben Slimane torneranno a casa. Tutto questo per dirvi che sabato si gioca l'ottavo di finale di FA Cup. C'è Sheffield Brighton. E dal mercato, oltre a Brereton Diaz, Ivo Gurbic dovrebbe arrivare in settimana a Sheffield. Per il difensore c'è ancora da aspettare, perché Ben Godfrey dell'Everton non lo vuole dare allo Sheffield, che è una la sono in combutta per la salvezza, no? Stessa cosa Holgate, ma Holgate ha anche uno stipendio bello alto, 6.500 sterline, se ho capito bene, 6 milioni e mezzo. Non. Sì, 6 milioni e mezzo di sterline sono botto, ragazzi. Il nome che si fa dopo quelli di Mefam, che non si è fatto nulla, è appunto Holgate. E Godfrey è quello di Joe Worrall. Lo Sheffield voleva Worrall in prestito, ma il Nottingham Forest in prestito non lo dà, lo dà solo a titolo definitivo. E adesso lo Sheffield United sta aspettando che il Nottingham Forest faccia un prezzo di base per Joe Worrall. Capite bene che manca veramente poco. Non si sa se Anel Ahmedhodžić lascerà lo Yorkshire. Su di lui c'erano sia Napoli che Atalanta fino a una settimana fa, ora non se ne parla più, quindi magari fino a giugno rimane. Ripeto, il mercato deve dare ancora questo difensore, magari esperto. Joe Worrall è esperto perché non ha 20 anni, ma neanche 30, dovrebbe averne 29. Giù di lì farebbe comodo, sì. Vediamo come si chiuderà questa diatriba difensore centrale. Certo è che Robinson lo vedo male in questa difesa 3, perché Trusty e Ahmedhodžić ci possono stare. Robinson fa fatica, John Egan ancora fuori, Basham ancora fuori. Tutt'al più questi infortuni non hanno facilitato appunto la squadra. Tom Davis dovrebbe aver recuperato, ma è un centrocampista. A centrocampo, infatti, io non cambierei nulla, perché Vini Sosa è un pilastro. Tra l'altro l'hai comprato a titolo definitivo, quindi ti rimane. Così come Gus Hammer. Hammer deve migliorare un po' dal
sul punto di vista temperamentale, ecco, forse, però è un validissimo giocatore, ecco. Oliver Norwood è il senatore, a volte non gioca, a volte entra dalla panchina, a volte gioca dal titolare. Chris Wilder ha un centrocampo folto per fare le sue scelte e rientra Ben Slimane che sfortunatamente decise quella partita con Luton Town, però anche Slimane sulla tre quarti insieme a McCarthy, Brereton Diaz che contro West Ham ha giocato da ala sinistra barra trequartista. Fatto molto bene, cioè, il parco attaccanti non si deve toccare per me perché Archer può fare la prima punta, seconda punta, ala, può fare tutto. McBurnie e Ozulla sono le punte e sei coperto. Certo è che in estate hai dovuto salutare la tua bandiera Billy Sharp che avrebbe sicuramente fatto comodo al ancora per un anno allo spogliatoio, però Billy Sharp dovrebbe aver concluso la sua carriera, infatti è un inviato della SUTV per lo Sheffield United al Bromall Lane. Questo è, tra l'altro, la chiusa in modo veramente unico, segnando negli Stati Uniti una tripletta. In quella stagione lì, in questa stagione, sì, dovrebbe aver finito perché il campionato americano, l'MLS, ha diverse, ecco, dura diversamente. E niente, questo era il focus. Sul calciomercato dello Sheffield United, questo difensore arriverà o non arriverà? Joe Worrall arriverà o no? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E aspettiamo, magari non arriva Worrall, ma si riesce a trovare un cavillo per portare Mason Holgate allo Yorkshire, nello Yorkshire. Vediamo, vediamo. E qui da Dani Football è tutto. Ovviamente domani si proverà a fare un pre-match del ottavo di finale di FA Cup Sheffield Brighton. Per ora è tutto. Speriamo vada bene questo video. Qui football è tutto. Sempre forza Sheffield che non vi portavo da un po'. Il video post partita di Sheffield West Ham ha fatto il botto. Speriamo, faccia il botto anche questo, anche quello di domani, e poi il post gara di Sheffield Brighton. Qui da me è tutto, ho parlato anche tanto, e niente, bella.